pensato di iniziare con Paolo Vineis. Pensavamo che questo tema, globalizzazione e salute, fosse un tema stimolante come inizio della serie di questi seminari. Mi piace in genere iniziare con questo esempio estremo dell'isola di Nauru, perché è stato un esempio precoce degli effetti della globalizzazione. L'isola si è arricchita molto rapidamente a causa dell'identificazione di un deposito di guano che è stato sfruttato per estrarre fosfati per uso agricolo. Prima dello sfruttamento del deposito di guano, l'isola aveva uno stile di vita molto tradizionale legato all'agricoltura e alla pesca. Non c'era praticamente altro e c'erano fasi periodiche di vera e propria carestia e anche di siccità. Ha rinunciato al suo stile di vita tradizionale. C'è una serie di dettagli su cui non mi soffermo. Comunque i comportamenti e gli stili di vita sono completamente cambiati. Hanno iniziato ad importare la cosiddetta spam, cioè carne in scatola, dagli Stati Uniti, hanno venduto le concessioni per la pesca ai giapponesi, hanno rinunciato in pratica a nutrirsi di pesce e di prodotti della terra locali e invece a nutrirsi di cibo industriale proveniente soprattutto dagli Stati Uniti, in parte perché questo veniva considerato di moda e anche per la disponibilità economica crescente. E si è ridotta molto l'attività fisica, perché in sostanza le persone non erano più obbligate a coltivare la terra o a pescare. Questo ha portato a un'epidemia di obesità, di nuovo tra le maggiori al mondo, che continua tuttora. Purtroppo per loro Nauru ha avuto una grave crisi economica, il deposito di guano si è esaurito, e hanno fatto degli investimenti finanziari sballati e si sono rapidamente impoveriti. Però l'epidemia di obesità e di diabete è rimasta, perché a quel punto gli stili alimentari si erano radicati, la possibilità di tornare indietro era molto limitata e attualmente i tassi di obesità e di diabete sono tali per cui il diabete è la principale causa di ospedalizzazione, c'è un numero limitato di medici tra l'altro. Nauru non è in grado di far fronte alla spesa sanitaria, vive a questo punto, come molti paesi poveri del mondo, di aiuti internazionali. Mi sembra una parabola della globalizzazione. Un altro esempio è quello del Bangladesh. Il cambiamento climatico si associa a cambiamenti ambientali che interagiscono col cambiamento climatico. Per esempio l'allevamento di gamberetti lungo la costa, che contribuisce insieme ai cambiamenti climatici a quel fenomeno che ora descriverò, che è la salinizzazione dell'acqua da bere. Quindi la gente è abituata a bere acqua salata, e anche molto salata, con concentrazioni molto superiori a quelle suggerite per esempio dall'OMS, l'assunzione giornaliera di sale che viene suggerita, non più di 2 grammi di sodio al giorno, viene largamente superata da una parte della popolazione del Bangladesh soltanto attraverso l'assunzione di acqua. Il sale, come saprete, è la principale causa di ipertensione, quindi quello che osserviamo noi è un'epidemia di ipertensione, l'abbiamo osservata dapprima in gravidanza e poi nella popolazione generale. E non è ancora chiaro quanti siano i soggetti esposti e pertanto affetti da ipertensione, ma sono probabilmente alcuni milioni. La globalizzazione implica affrontare le cause delle cause, no? Non possiamo pensare di agire soltanto localmente o sulle cause che si chiamano prossimali, quelle che sono più vicine a noi, perché spesso le cause vere sono distali, sono lontane.